Siamo alla 25esima puntata delle previsioni del Cavaliere Don Antonio Guariglia al Bar Florida in via Settimio Mobili. Ancora una volta il Cavaliere ha stupito tutti. Il mago del calcio Melfi Sanitana 0-2 ha indovinato un'altra previsione. Ma io quando dico una cosa è una firma. Ma lo volete capire o non lo volete capire? C'è sempre qualcuno che mette in dubbio, dice no, Don Antonio indovina non sappiamo come. Ma mi può andare male una volta? Ma se io, se ben ti ricordi, 8 giorni fa, io ti ho fatto una tabella di 4 partite. Di 4 gare, esatto. Lo ripeto un'altra volta. La prima si Melfa, Melfa Salernitana. E io ho vinto 1-0. Ciao Cipolletta. Ok. Poi tieni presente. Ce ne sono altre 3, che non le svegliamo adesso. No, no, la prima, io l'ho detto già. Io ho fatto un ciclo di 4 partite. Oggi sono a 1-0. Ma vediamo bene di prossimo cosa succede. Va benissimo, andiamo avanti. Dobbiamo anche dire che arrivano sempre messaggi in redazione e questa volta sono arrivati dall'Emilia Romagna e da Roma Capitale per i club Vittorio Tosse che salutano il Cavaliere. Allora, io affettuosamente voglio salutare questi amici di Roma che mi danno l'onore di tenere una filiale del club Tosse a Roma. Voglio salutare con affetto gli amici di Reggio Emilia, altrettanto che hanno un'altra filiale del Club Tosse, e saluto anche gli amici del Brasile, sì. I miei brasiliani che stanno al sole. È Don Antonio International, però noi salutiamo tutti, ma vogliamo salutare anche Enzo. Enzo del Bar Florida. Ma si dimentica sempre qualcosa. Ma io non lo so, con questo caffè Lilli che lui porta sempre, che mi dà una dolcezza bellissima. Sì, ma questa volta non arriva niente. Ma io penso... È arrivato. Vedi, è arrivato. Bene, è lui il mago del calcio. Sì. È lui. Grazie. Però almeno su questo... Questo qua, per farti capire, questo giovanotto io l'ho allevato qua via Settimo Mobilio. Ma da quando ci ho fatto vedere, ci ho preso le misure, si sta calmo. Okay, andiamo, si sta tranquillo. Diamo un voto al caffè allora. Il caffè diamo 10 all'ode. Perché è inutile provarlo. È proprio una cosa brasiliana. Non lo vogliamo provare. Lo calcolo come i brasiliani. Come allora tu mi dai un attimo di momento di relax per vedere come addolcirmi questa certo. Grande vittoria che ha fatto la Salernitana col Messi. Va benissimo. Cos'è successo Don Antonio? Incomincio un'altra volta. Ma caro Enzo, ti ho preso le misure e nemmeno ti stai tranquillo. Cosa ha fatto? Mi ha mandato la tazza un'altra volta. E secondo me le misure le avete sbagliate stavolta. E allora stavolta Enzo ti spedisco direttamente al di là. Perché questa cosa qua, no al Cavaliere Guariglia e no Salerno Notizie, non lo deve fare. No, assolutamente. Allora che sia la prima e l'ultima volta. Se no Enzo, tu sei giovane, ti devi sposare. Il letto con le nocche d'oro non te lo faccio vedere. Vabbè, scherzo, Don Antonio, andiamo avanti. E questa volta vogliamo sapere, ma ha sentito Lotito in settimana? Allora, Lotito qua, una voce che Don Antonio ha delle registrazioni, questo e quell'altro. No, perché Don Antonio lo sente tutte le settimane, sì. Ma registra anche lui. Sì, ho registrato anche io Lotito, ma registro le buone notizie che mi dà. Ah, okay. Come mi disse Don Antonio, vedete, avvisata la tifoseria, avvisata la città, volevate sta punta, per la punta ve l'ho comprato. Se permetti, io registro le cose buone. Okay. Ma Lotito, quello che è successo in Lega, Lotito, il risultato è garantito. Lotito rimane al palazzo. Lotito non lo colpiscono. Quindi con Lotito il risultato è garantito. Il risultato è garantito. Tenete presente, lo ripeto ancora stamattina, siamo al 18 febbraio. La Salernitana va in Serie B. Ok, e quindi questa è una previsione. Invece passiamo subito alla previsione DOC. Quindi da casa tutti possono prendere carta e penna per segnare quando affermerà a breve il Cavaliere Antonio Guariglia. Salernitana Foggia. Allora, io voglio dire una sola cosa, voglio fare un applauso stamattina a Menichini. 8 giorni fa, se ben ti ricordo, l'abbiamo un po' pizzicato. Voglio parlare 2 minuti prima della partita di Melfi. La formazione che lui ha fatto sabato, la verità mi è piaciuta. E questa è la formazione che dovrà sempre rimanere fino alla fine. Attenzione, c'è sempre da scoprire questo giocatore, questo centravanti che hanno preso. Sei come mi dice l'amico Lotito, che questo giocatore sarà la spinta finale per portarci verso quel traguardo che stiamo aspettando noi di Salerno e di tutta la provincia,
caro amico mio, non ce n'è per nessuno. In merito alla partita che mi stai pizzicando col Foggia, da Foggia abbiamo avuto già parecchie comunicazioni. Questo vengono a Salerno, hanno detto chiaro e tondo sia i giocatori, sia l'allenatore e sia la piazza, che vengono a Salerno per vincere. Noi la verità li aspettiamo a braccia aperte, perché è un mezzo derby, non dimentichiamo l'era Casilli, l'amico Aliberti, abbiamo ancora dei veleni nelle vene che ci brucia. Io dico una sola cosa, cari amici di Foggia, perché so che lei o voi ascoltate questa trasmissione, e se mi permette voglio salutare l'amico Raffaele, perché Raffaele sta a Manfredonia. Certo. Venite a Salerno, vi accogliamo da veri signori e persone per bene. Venitevi a vedere la Colleal della Salernitana, perché la Salernitana venerdì a sera vincerà 3-1 e voi tornerete a Foggia, forse se vi fate anche una capatina a Padre Pio e andate a pregare, perché la salvezza posso, potete solo pensare. Ma tenete presente che i punti non li diamo nella sola maniera, li diamo all'ospedale San Leonardo in testa. Don Antonio, ma i tre punti rimarranno alla Salernitana, perché la tabella deve essere rispettata. Sì, perché questa è la seconda partita, poi viene la terza e viene la quarta. Quindi, mi dicono i telespettatori, Melfi Salernitana, Don Antonio ha fissato la vittoria e la vittoria è stata. Poggia Salernitana, la vittoria firma e la vittoria sarà con il risultato di 3-1. E poi andiamo tutti a Torre Annunziata. E poi torniamo. E poi alla fine, l'8 marzo, le paparelle. Arriva l'amico delle paparelle da Foggia. Che lo che sto... Don Antonio lo aspetta. Lo stiamo aspettando, l'amico delle paparelle. Ma una cosa volevo dire sul Benevento. Il Benevento tiene due partite in casa. Attenzione questo Barletta, che questo Barletta vi vincerà. Ok, e quindi con la previsione doc Sanitana Foggia 3-1 termina la trasmissione delle previsioni del Cavaliere Don Antonio Guariglia.